passato 2 anni a pensare a un unico momento. Mi ha incastrato. Nel nostro mondo, torni sempre indietro. Lui se n'è andato. È questo che non posso perdonare. Toby Marshall, meccanico e pilota di corse clandestine, è acerrimo rivale di Dino Brewster. Durante l'ennesima corsa, Dino provoca la morte di Pete, il migliore amico di Toby, e su di lui farà ricadere la colpa facendolo andare in prigione. Qualcuna di carina? Tipo tua madre? Gliel'ha detto secondo te? Uscito nel 1994 per PlayStation, Need for Speed della Electronic Arts è ad oggi considerato il gioco di corse automobilistiche di maggior successo della storia dei videogame. Allora pronti? Via! Come per altri suoi illustri predecessori, quindi, è arrivato il momento di passare dagli schermi della console a quello del cinema, e in questo caso si è scomodata addirittura la DreamWorks di Steven Spielberg. Ma correre con passione è la vera arte. I produttori hanno puntato sul regista Scott Voth, appassionato d'auto ed ex stuntman, una miscela che ha trasformato il film in un dichiarato omaggio alla tradizione dei car exploitation movies degli anni 60 e 70, Bullet, Punto Zero, il braccio violento della legge. La risolveremo dietro al volante. Il film, che è molto più orientato all'estetica del videogame di quanto non dichiari, dà comunque risalto nelle scene d'azione al lavoro delle controfigure. Le corse, i ribaltamenti, i cappottamenti hanno il voluto effetto realistico in omaggio al cinema di genere. Posso sentire l'amore, la vendetta e l'olio del motore che girano tutti insieme. C'è un mandato di... La musica è rallenti, tutto si sforza di essere cool e patinato, per un prodotto che infine potrebbe piacere ai teenager. Oltretutto, nella versione convertita in 3D, l'effetto PlayStation sarà ancora più forte. Tu sei fuori di testa. Mi piace.